Sabrina Ferilli, il pensiero politico, le opinioni su Schlein e Meloni. L'amatissima attrice Sabrina Ferilli ha parlato del periodo in cui suo padre Giuliano, dirigente del PCI, la costringeva a vendere l'unità in strada. Quando le è stato chiesto il suo orientamento politico, la Ferilli avrebbe risposto, sospirando, che in questo momento è un problema. Sembrerebbe che l'intesa con il PD sia saltata da tempo, così come quella con il Movimento 5 Stelle. Alcuni rumors, infatti, avrebbero parlato di una sua probabile candidatura per la regione Lazio con il partito dei Grillini. Questa indiscrezione è stata prontamente smentita dall'attrice, proprio nel corso dell'intervista a Vanity Fair. La protagonista della Grande Bellezza ha voluto esprimere un parere nei confronti di Elly Schlein. Secondo la Ferilli, la segretaria del PD sarebbe troppo radicale e non avrebbe le idee abbastanza chiare. Tale atteggiamento non riuscirebbe ad attirare l'interesse di tutti gli elettori. Parole che avrebbero fatto scalpore, essendo state pronunciate da un personaggio molto famoso nel mondo dello spettacolo. L'attrice ha risposto alle domande con la sincerità e la schiettezza che la contraddistinguono da sempre. Tutto questo durante una pausa dalle registrazioni di Tu sì che vales, il noto talent show targato Mediaset che la ospita dal 2019 in qualità di giudice popolare. Secondo la Ferilli, la premier Giorgia Meloni si sarebbe dimostrata coerente con le sue dichiarazioni. La Schlein, invece, farebbe molta fatica nel catturare l'attenzione di tutti. Secondo l'opinione di Sabrina Ferilli, il PD avrebbe dovuto insistere maggiormente sui temi più rilevanti come il lavoro, la scuola e la sicurezza. Avrebbe anche detto che il livello di analfabetismo e il problema dell'abbandono scolastico in Italia sono davvero allarmanti. Nonostante la sinistra sia stata al governo per molti anni, non è stato fatto ancora nulla. Per favorire la crescita del nostro paese è necessario promuovere la cultura, educando le nuove generazioni. Successivamente l'attrice avrebbe citato l'argomento del diritto all'aborto. La sinistra, secondo le dichiarazioni della Ferilli, non avrebbe affrontato il tema degli obiettori di coscienza che renderebbero ineseguibile la legge 194. L'attrice avrebbe poi espresso il suo pensiero sulla questione del salario minimo, ritenendolo un diritto sacrosanto. A tal proposito, la Ferilli avrebbe detto che si tratta di una lotta giusta, ma tardiva. Il fatto che sia condotta dall'opposizione sembrerebbe una strategia populistica. Per quanto riguarda la vittoria del centrodestra, la celebre artista avrebbe ironizzato, dicendo che il treno viaggia in orario e che la Meloni è sicuramente preparata per il ruolo che esercita. La Ferilli avrebbe tuttavia ribadito le sue idee di sinistra, molto distanti da quelle della premier. Secondo le parole dell'attrice, il PD avrebbe commesso un grande errore nel dire, sotto elezioni, di non votare la Meloni perché è fascista, invece di offrire nuove opportunità. I risultati dei sondaggi, d'altro canto, confermerebbero come le persone siano contente dell'operato della premier. Negli anni Sabrina Ferilli ha sempre espresso le sue idee in modo sincero e senza problemi, rischiando a volte di finire nel vortice delle polemiche. E voi siete d'accordo con le sue parole? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.